c'è un suono assurdo. Quanto è bello una pecorella, non è un cane, è una pecorella quel cane, è un pecorone. L'hai visto, Anush? E poi piange. Buongiorno, siamo appena usciti da casa di mia suocera, di Sara, e abbiamo mangiato, siamo con la pancia piena, siamo tutti tranquilli, soddisfatti, caffè, caffettino. Io sto sfondato. Perché tu hai lavorato stamattina. Hai fatto lo straordinario oggi. Anush mangia, perché oggi non ha mangiato, perché quando mangia fuori casa, anche da persone che conosce, come appunto dove andiamo sempre, a casa di sua madre, di suo padre, niente, si fa prendere dall'eccitazione e lascia sempre, e noi buttiamo sempre, e non è neanche bello. Quindi, cara mia Anush, adesso tu vieni con noi e mangiare, però poi mangi quando torniamo a casa. E già. Qui abbiamo un cane abbaione. È vero, tu sei un cane abbaione, questa è la verità, e sei anche dietro le sbarre. Che fai? Vedete, poi si affaccia e guarda fuori da quel muso di cane, perché quello è un muso di cane, a dire il vero, un muso di cane. Andiamo, Anushina. Che bella giornata oggi, vero? Ciao piccolino, facci dire che tu non ti fai vedere mai, sembra quell'aggressione in primo piano. È vero? No, esiste anche Pepito. E Pepito è bellissimo. No, grazie per il bacino. Se mi dai un altro di bacino? Grazie. Ciao a tutti. Io sono grassa, ma in realtà non sono grassa, cioè soltanto che sono di costituzione così, e tutti mi chiamano grassona, ma io vedete che culone, che non è colpa mia. Ora vi faccio vedere quello che mi ha portato stamattina, cioè dopo che è tornato da lavoro Pasquale. Io ho detto, amore, non ne voglio, io non voglio niente, cioè per me l'8 marzo è una festa importante per ricordare il ricordo di, ma io odio principalmente i regali alle feste comandate. Però lui ha detto che sono una donna importante per lui, quindi ci teneva a sottolinearlo. Io ho detto fammele anche un altro giorno, ma lui me li fa sempre. Però devo dire, devo essere sincera, è accorto in queste cose, è accorto. Oh, Pasquale sta... Adesso è sceso, mi va a comprarmi la schedina di memoria per la videocamera, perché questa qua secondo me tra poco parte, ho una sensazione. E prima stavo rispondendo alle vostre domande, che sono tante. Lui poi non è abituato a rispondere ai commenti, no? Perché ovviamente è il suo primo canale, cioè non è che ne ha avuti altri. E allora si mette lì con pazienza, veramente mi fa tenerezza, perché si mette lì e una per una risponde. Tutto il fatto di rispondere, perché vabbè, voi lo sapete che io adoro rispondere, cioè noi ci rispondiamo ai commenti il più possibile. Però lui proprio si mette, però non è abituato a scrivere sulla tastiera del PC, no? Allora una lettera, quanto è bello. Veramente dovreste vederlo sotto il suo ultimo video, che è questo qui, tra l'altro, dei glutei, perché lui ha caricato, come io ho detto appunto nel video dei promessi e bocciati, ha caricato praticamente due video. Uno, quello lì, insomma, generale, in cui spiega alcune cose importanti, che è il primo video, e poi ha caricato già il primo esercizio, che ho, insomma, stamattina, oggi sabato, e che è secondo me uno degli esercizi fondamentali per rassodare, tonificare, modellare gambe e glutei. E insomma, lui ha fatto vedere come fare al meglio lo squat, perché vedo pure io certe cose in giro, no? Si mettono a fare lo squat così. No, lo squat si fa in maniera piuttosto pensata, lenta, bisogna scendere fino a un certo punto, bisogna rialzarsi e scendere lentamente. È lì che lavora davvero la gamba, se no è in altalena, così. Uno, due, tre. Canale nell'info box, ecco. Così, se lo volete andare a conoscere, perché già lui ha preso già la mano, perché ha detto domani carico un altro video, voglio fare domani, ma ha detto un altro video che vuole fare domani. Io invece
Ok, sono tentata, va bene, perché io avevo fatto vedere su Instagram dei vestitini che volevo prendere da ASOS, però poi mi sono resa conto, andando a guardare nel mio armadio, che ce ne ho già simili. Allora ho detto, dai, non spendiamo soldi ad catsum, parlando in latino, però poi ho trovato questo vestitino. E costa soltanto 16,86 euro da ASOS. E quindi io non lo so, questa consegna gratis che c'è qui mi alletta. E poi sto incazzata nera davvero, ragazze, perché sto vestitino che avevo pubblicato su Instagram, praticamente che avevo trovato da Forever 21, ho detto, dai, appena me lo vado a prendere, costava soltanto 17 euro, non lo trovo più. Cioè, ce ne sono di simili, ma questo qui con questo scollo a cuore così, le spalline così, corto così, di questa fantasia così, non c'è più, l'hanno tolto! Che ve lo dica a fare, che ve lo dica a fare, c'è posta per te, che cosa stanno facendo? Vedete quest'uomo? Bene, quest'uomo tradiva la moglie da 7 anni, lei l'ha perdonato tipo 45.000 volte e lui continuava a dire sì, va bene, e poi tornava dalla segretaria e adesso lui per l'ennesima volta si presenta con questa canzone, vedilo, vedilo, vedilo lui, bella, lei bellissima donna. No, ma in pratica, salve, Salve. hanno detto che ci ha provato anche con Maria De Filippo. Sì, è probabile, tipo, dato il tipo. Cioè, allora, se lei, allora io ve lo giuro, se lei, non lo so, caccia una lacrima o bozza un sì, io la prendo a pugni, veramente. L'amore è amore, ma io la prendo a pugni. No, no. La prendo a pugni. Cioè, dopo 22 anni di matrimonio, lui. Oh, sono 22 anni di matrimonio, menina! Dopo 22 anni di matrimonio, 23 anni di forza. Certo, infatti. Se io sono qua e tu lo sai. Certo. Tu lo sai. È andato pure in analisi, 2 settimane in analisi. Sì, è andato a farsi gli analisi. Sì. Cioè, in pratica, lui si lamenta perché la moglie gli ha detto che è un vigliacco. La sta frequentando Cioè, Nadia, tu cosa avresti detto? No, che poi devo mettere il video vietato ai minori, ma vi prego, voglio che lo vedano tutti. Però lei è una gran signora, veramente, proprio una signora. Io gli avrei tagliato le palle in tre, di cui un pezzo ad Anush, un pezzo a Trudy e uno a Pepe. Vai, mangiate! Ma, proprio Hannibal in persona sarei diventato. Dai. Hannibal Pallet. Tu hai il modo di dimostrarmi anche le corna. da lontano. Quello che lei sta dicendo non è poco, è pronta a perdonarti, ma non a farti entrare in casa da stasera. Do, come dice Homer Simpson, do. Melina, ti prego, io ti prego, Melina. Non riesco a dormire fino Poverino, prende delle goccine. Ne prendeva anche prima, ma Sì, prendeva le pilloline prima forse. No, dai. Guarda che non la taglio questa. Ora vino, goccine e pilloline. Anush, se Pippo, il tuo fidanzato, ti avesse tradito per 7 anni, tu cosa avresti fatto? L'avrei L'avresti minimo, minimo abbaiato? Abbaiato Cosa ne come pensi? Cioè, ha tolto la Non busta. ci crederete. Ragazze, io sono ufficialmente scioccata. Secondo me, Poi ascolta, non ditemi che metto titoli strani ai video, perché questo video si chiamerà Sono ufficialmente scioccata. Perché sono ufficialmente No, no, scioccata. ascolta, c'è una spiegazione. In pratica, Non c'è una spiegazione. no, in pratica l'hanno pagata a No! son di soldi per No! fare questa scena qua. No, no, Sicuro al forse è l'unica 100%. spiegazione. No, No, per no, forza, no, cioè, non no. voglio No. crederci. Infatti vedi la faccia di Maria, la faccia di Maria è tipo questa. Infatti che sembra. Gli ha fatto anche le corna, la Non gli ha fatto le Sì, cose! gli ha fatto così Senti, stavo pensando. È sabato, no? Però da quello che insomma stiamo notando non è che abbiamo tanta No, voglia. È anche che non è, cioè, perché. Vabbè, il non. problema è che non posso neanche dire che abbiamo una brutta, che c'è una brutta giornata, perché invece è una bella serata. No, però domani è domenica e e quindi. poi e domani si può uscire. Però Dimmi. stavo pensando che noi potremmo andare
a prenderci una pizzella di quelle belle, quella con tutto il pomodoro, quella buona, al caffè dell'alba, quelle che fanno là, quelle buone. E poi torniamo. Simpatica, dovevi andare lì. No, vengo con te. Però ho capito che non ci dobbiamo vestire, preparare, cioè ci mettiamo il cappotto e usciamo. Va bene? Quindi sì? Ok. E sì? Va bene. Togliamo la busta? Togliamo. Questa è la serata perfetta. Non è vero, però va bene così oggi. Va bene. Avremo tutta l'estate per ribaltare gli inverni. Da pigri che siamo, ci stiamo preservando per l'estate. Voi non capite, questo è il senso di tutto. Vi auguriamo una buona giornata, perché voi vedete questo video di giorno. Buona domenica. E ci vediamo al prossimo video. Anche al prossimo di Pasquale. Cosa avete da fare? Sì. Loro ti guardano e dicono sì, certo. Buonanotte, ragazzi.